Qui siamo vicino a fianco al Morciola Sporting, che è un impianto polifunzionale. Giocano in Serie A, quindi sono stati campioni italiani i giocatori di questa provincia, di questa regione, cioè di Vallefoglia, e sono 6 campi in sintetico. E qui dietro alle mie spalle vedete il campo di calcio in sintetico, un campo da 100 metri, un campo che consente di giocare a certi livelli anche agonistici, un campo che utilizza finalmente le tribune del Morciola Sporting, e quindi avremo, oltre a questo campo che sarà inaugurato a breve, vedete tutto il tessuto erboso in sintetico, che farà da pandan con l'altro campo sintetico che abbiamo a Montecchio di Vallefoglia, oltre che 2 campi, uno a fianco qui al Morciola Sporting in terra battuta, quello tradizionale, un altro campo, lo Spadoni, in terra battuta, sempre a Montecchio, e poi abbiamo 2 campetti nelle colline, uno a Colbordolo e uno a Sant'Angelo in Lizzola. Quindi una quantità di impianti sportivi di grande rilievo, una palestra bellissima in legno a fianco al polo scolastico di Bottega, abbiamo un'altra palestra a fianco alla Casa della Salute a Montecchio, abbiamo 2, diciamo, il Pala di Onigi, che è il palazzetto dello sport dove gioca la squadra di pallavolo di femminile di A2, e poi abbiamo una Palavitri, che è un'altra palestra, quindi abbiamo una quantità di impianti sportivi di grandissimo rilievo che consente di tenere impegnati migliaia di ragazzini, e lo sport fa bene alla salute. Insieme ai 2 assessori, ai lavori pubblici Ghiselli e all'assessore Calzolari allo sport, abbiamo cercato di dare tutte quelle risposte insieme della giunta, del consiglio comunale, sulle diverse discipline sportive, perché lo sport insieme alle scuole sono state delle priorità assolute della passata legislatura e anche di questa legislatura. Poi ovviamente stiamo lavorando su tante opere pubbliche, altre opere pubbliche come il teatro, come la pista pedonale ciclabile, il comune, il teatro nuovo, insomma è un cantiere aperto. Vallefoglia è tutto un cantiere, a fianco a quello pubblico ci sono anche molti cantieri privati che producono lavoro, occupazione, crescita e una prospettiva futura soprattutto per le nuove generazioni.